Ciao a tutti, benvenuti a questo video. Io sono Spaz89 e adesso parleremo dei centrocampisti, diciamo un gradino sotto i top. Possiamo definirli semi-top, ottimi centrocampisti, tutto come volete, sono quelli. Allora, parto subito con un nome caldo che sicuramente non metterà tutti d'accordo per il fatto che io l'abbia messo in questa lista, ed è Malinowski. Lo so cosa state pensando, ma come ti permetti? Non capisci niente. Lo so, ragazzi, io ce l'avevo anche l'anno scorso, quindi conosco il giocatore abbastanza bene. È un grandissimo giocatore per il fantacalcio, ottimo. Non l'ho messo nei top semplicemente perché rispetto agli altri, la mia impressione, almeno sull'anno scorso, avendolo avuto, è che non ha avuto la continuità, nel senso che ha fatto una seconda parte di stagione stellare. È una prima parte di stagione invece, onestamente, per le aspettative, pessima, con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Ma da un punto di vista di un fantallenatore, fino a gennaio non è andata proprio bene, ragazzi, fidatevi, perché avevo, credo, un gol e due assist, che quasi qualunque difensore potrebbe fare, quindi non c'era bisogno di comprare Malinowski. Perciò è qui solo per questo motivo. Per me, come considerazione mia personale, è un top, però lo deve ancora far vedere, dimostrare veramente, perché comunque anche l'anno precedente non ha avuto continuità, anche per la concorrenza alta che c'è all'Atalanta in quella zona di campo, e comunque ci sarà anche un po' quest'anno questo discorso delle rotazioni. Sicuramente, da ormai che è andato via anche il Papu a gennaio, troverà molto posto. Però vediamo se riesce a ricavarsi la titolarità e abbinare da settembre subito, anzi da agosto, subito bonus, perché quello forse adesso mi sembra sia infortunato, forse era per la prima o recupera, adesso non ricordo bene. Però è da vedere se comunque riesce a partire subito col botto. Io ho grandi aspettative, se mi chiedete lo riprenderei occhi chiusi. Però è qua semplicemente per quello. Poi andiamo con l'altro giocatore controverso per essere in questa lista, ed è Zaniolo. Ragazzi, non sono in dubbio le qualità di Zaniolo. So che si sta allenando alla grandissima. Ovviamente bisognerà vedere subito l'impatto, nel senso che, data la sua assenza molto prolungata dai campi, negli ultimi 2 anni bisognerà capire, cioè, ha giocato poche partite tra un infortunio e l'altro, bisognerà capire in che condizioni è veramente e vederlo all'opera. Perciò è solo lì la questione, ma io lo considero un semi-top, non è una scommessa, ecco, cioè Zaniolo ha già dimostrato di avere qualità grandissime, è uno di quei giocatori che a me piacciono perché è completo, fisico, potenza, tecnica, tutto, quindi ha persino fatto in delle partite, mi sembra, il centravanti, quindi sa stare ovunque, secondo me, in campo, dalla metà campo in su. Perciò, insieme a Malinowski, ottimo. Cioè, per me, se li avete entrambi, dico wow. Quindi, tutto qua, ecco. Non è che io lo ritenga inferiore a Pellegrini o Mkhitaryan della Roma che li ho messi nell'altra lista. Semplicemente solo questo aspetto. Tutto qua. Mia considerazione per l'asta è il prezzo, ecco, perché se magari per Milinkovic su 500 crediti andate a spenderne 70, non è una follia. Se oggi ne spendete 70 o di più per Zaniolo, vi dico, ma non dovete veramente crederci, perché non è una cosa così scontata, è tutto, che parta subito con un super rendimento che può acquisire in fretta, però magari verso novembre sarà più prestante. Quindi andiamo avanti. Vado ad Udine e lancio un giocatore che secondo me quest'anno farà molto molto bene, ed è Pereira, perché senza De Paul adesso le chiavi del centrocampo secondo me sono nelle sue mani. Sarà lui a dover unire i reparti, centrocampo attacco, a fare più assist e più gol, anche a cercare di trascinare i compagni, che prima toccava a De Paul, un giocatore diverso come caratteristiche, che sa stare anche più in basso in campo e giocare bene. E Pereira un po' più offensivo, però toccherà a lui con caratteristiche diverse occuparsene, quindi l'ho messo qui per questo. Altro giocatore che è tornato centrocampista è Orsolini, e
E ragazzi, puntateci perché l'anno scorso, in un'annata non stellare per lui, molte panchine, però 7 gol li ha messi in porta, quindi a centrocampo ne vale veramente la pena. Quindi andiamo quasi sul sicuro, secondo me, sul velluto, perché sì, ha un rapporto controverso con Mihajlovic e tutto, ma ci sono sempre 5 cambi, ragazzi, quindi posto lo trova anche a partita in corso ed è un giocatore in grado di fare la giocata, quindi va preso, secondo me, in questa. E anche pagato un po', non è un problema, non è un'onta anche doverlo pagare su base 500. Una trentina di crediti possono ancora starci, quindi non è una scommessa per me. Poi, per carità, de gustibus. Andando avanti, che non voglio dimenticare nessuno. Ah, sì, allora, Felipe Anderson, è tornato alla Lazio. Sappiamo tutti qual è la sua pecca, la discontinuità è un po' così, come molti fantasisti sudamericani e tutto, quasi svogliati a volte. Però secondo me, ragazzi, fateci un gran bel pensiero perché per come gioca Sarri avrà spesso la palla tra i piedi, che a lui sicuramente piace, e quindi potrebbe fare una gran stagione. Tenete conto di questo, i giocatori che vi sto dicendo in questa lista, cioè se voi ne aveste in un centrocampo a 4, ne aveste 4, secondo me. Sulla carta avete possibilità di fare un grandissimo campionato, non c'è bisogno di avere a tutti i costi il top, è sempre una questione di prezzo e tutto, e di quanto ci credete ovviamente. Cercate di togliere antipatie di squadra, mi sta antipatica quella squadra, il fantacalcio è il fantacalcio, poi per carità, capisco tutto ovviamente, quindi. Poi il gioiellino che non considero più una scommessa perché viene da un grandissimo europeo e Damsgaard. L'anno scorso era una scommessa, adesso non l'è più. Comunque le sue quotazioni salgono. Ha dimostrato veramente di prendere, non dico di prendersi la squadra sulle spalle perché non ha ancora quello, però ha dei colpi unici, quindi vale l'investimento. Ecco, perciò. Per me è giusto che sia qua, è molto sopra tanti centrocampisti al fantacalcio, dal mio punto di vista. Anche se non ha fatto numeri super, ma buoni numeri li ha già fatti anche lo scorso campionato, sarà più titolare perché avrà più considerazione e quindi fateci un pensiero e qualcosina in più, secondo me, ragazzi. Allora. Metto in questa lista un altro atalantino che è Pessina, per molti quasi un idolo, piace un sacco a tutti, un ragazzo umile che si impegna. Allora, lo score non è pazzesco al fantacalcio fino, o meglio, al Verona ha fatto di più di quanto ha fatto l'anno scorso all'Atalanta. Però gioca in una posizione comunque avanzata e vale l'acquisto, secondo me. Forzo un po', magari per quello che ha fatto nella precedente stagione e lo metto qua. Mi prendo questa responsabilità, come l'ho prese mettendo e non mettendo alcuni nelle liste che sto facendo, ma ci può stare. Un pelo sotto, secondo me, gli altri, però anche in nazionale ha dimostrato che comunque al gol ci può arrivare. Lavorerà sicuramente e ci lavorerà lo staff dell'Atalanta sulla precisione sotto porta, che magari finora ha dimostrato un po' meno, ma vale la pena. Non vi consiglio di prendere sulla carta sia lui e Malinowski per avere l'alternanza, perché costa troppo secondo me come alternanza. Se lo fate è perché ci credete nei due giocatori dell'Atalanta, che è una squadra molto offensiva, e allora questa secondo me è la motivazione giusta. Quindi. Si può anche fare. L'Atalanta comunque è una macchina da gol, l'allenatore è sempre quello, la squadra ha un'ossatura ormai che è quella, quindi sono giocatori importanti al fantacalcio questi. Metto ancora in questa lista, anche lui non viene da una gran stagione da un punto di vista di bonus, ma ci aspettiamo tutti un gran riscatto, un giocatore di per sé completo che ha tutto, ed è Kulusevski. Io penso che comunque sia, anche se non fosse sempre nell'undici titolare in assoluto della Juventus, con i 5 cambi anche lui lo spazio lo trova e i colpi ci sono di sicuro, perché l'abbiamo già visto a Parma. L'anno scorso ha faticato un po', non era forse nel ruolo che preferiva,
e quindi gli piace stare un po' più largo, magari a destra, piuttosto che un po' più accentrato o nella fa tutta fascia. Magari Allegri lo proverà anche mezz'ala, non si sa mai. Sappiamo che fa molti adattamenti ai giocatori, quindi vale la pena anche lui considerarlo in questa lista e fare l'investimento. Aggiungo ancora Barella, sì, è l'ultimo di questa lista. Ragazzi, piace a molti. Vale un po' magari il discorso per Pessina, non viene da annate a caterve di gol e bonus. Ma prende sempre ottimi voti perché comunque l'impegno in campo è stratosferico, ha 10 polmoni, corre dietro a tutto e tutti, si inserisce e si butta. Se migliora questa componente durante questa stagione, fa un salto in più di qualità per quanto riguarda noi fantallenatori e poi sicuramente per se stesso, che è quello che a lui interessa sicuramente di più, e all'Inter stessa. Però secondo me, se di questi 9 giocatori, credo siano 9 che vi ho detto, ne prendete 4 perché il prezzo è buono per tutti, avete un gran bel centrocampo, non vi sbagliate. Non è necessario avere magari un top e poi 3 mediocri, per il fantacalcio. Quindi è sempre una questione di prezzo per tutto, ma questi secondo me sono ottimi centrocampisti. Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Qualunque cosa nei commenti scrivetemi pure, non ve l'ho detto nello scorso, ma vale lo stesso principio, scrivete pure, commentate, cercherò di rispondervi nel caso. E se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, mi fa piacere, è tutto qua. Grazie mille, un saluto, ciao!